Ok, siamo tornati con il modulo Sottana in rete all'interno del programma Reactive Easy Reloaded. Siamo qui al lavoro al Museo Etnografico di Altamura. Nella mattinata abbiamo portato avanti il lavoro di coprogettazione sui vari programmi e le varie attività che si svilupperanno all'interno dei sottani e abbiamo ragionato sull'implementazione del kit in legno che abbiamo realizzato nella prima tappa con Marco Terranova. Quindi dopo anche il sopralluogo, il tour nel centro storico di Altamura, riprendiamo adesso con una comunicazione da parte del docente Marco Lampugnani che ci farà vedere un paio di progetti utili alla riflessione e poi continueremo con il lavoro di brainstorming fino alla chiusura con lo storytelling finale. Grazie Marco. Grazie a voi. Dunque, la facciamo rapida perché abbiamo ancora molto da lavorare. Il programma della giornata di oggi prevede una rapida comunicazione su un paio di comunicazioni che ci sembra possono essere utili al lavoro che stiamo facendo. Poi facciamo il terzo round di lavoro su i progetti e i prototipi. Per le ore 18 chiudiamo e ci dedichiamo a un'oretta e mezza di confezionamento di quello che abbiamo prodotto, che sarà poi presentato alle 20 in chiusura del laboratorio. Questo è il programma del pomeriggio di oggi. Bando alle ciance. La prima, mi scuso perché è in inglese, ma tradurrò tutto. Mi sembrava interessante condividerla perché è una comunicazione che non ho fatto a Rotterdam questo agosto, nel senso che mi hanno cancellato il volo e quindi non sono andato a farla. È stato abbastanza divertente perché ho registrato la mia voce, l'ho mandata e loro sentivano la mia voce e mandavano avanti le slide. Ah. Il tema era un incontro che aveva a che fare sui nuovi modelli di finanziamento per i progetti pubblici. La domanda era se oggi cambia il modo in cui lavoriamo e cerchiamo di trasformare le nostre città attraverso iniziative come ad esempio quella che stiamo sperimentando insieme con Sottani in rete, quali nuove modalità di finanziamento si possono individuare. Questa mia comunicazione era un po' critica perché secondo me non era la domanda giusta da porre. Nel senso che la domanda che io mi pongo è: ma è veramente una questione di soldi? Perché sembrerebbe che gli architetti e i progettisti oggigiorno siano diventati molto avidi, sono tutti preoccupati di dove si trovano i soldi per fare le cose. Allora ho cercato di fare questa comunicazione provando a, come dire, era associata a un paper, che poi a un articolo che ho scritto che poi potete scaricare a questo link, dove provava ad articolare, come dire, la struttura veramente di come oggi si possono trovare i soldi per fare dei progetti pubblici, che è una cosa molto complessa. Ma credo che prima si debba comprendere perché serve fare questo tipo di progetti e poi andare a cercare, in base alla tipologia di progetto, i fondi più giusti. Quindi è tutto basato su un caso studio. Non siamo riusciti a vederlo ieri perché non c'era la rete, lo vediamo oggi. Questo progetto di bike sharing che stiamo portando avanti. Vi faccio vedere un video che è molto semplice e spiega di cosa si tratta. Qui dice che il dispositivo che vedete nel video è un prototipo, nelle biciclette le persone sono state ferite. Circolo è una comunità di ciclisti basata sulla condivisione di biciclette private. Comprate un dispositivo online che è un lucchetto intelligente. Vabbè, questo è un prototipo, si attacca alla vostra bicicletta a prova di vandalo e dentro contiene tutta la tecnologia che serve a farlo dialogare con il vostro cellulare. Funziona in maniera molto semplice, voi pedalate con l'applicazione sul vostro cellulare, aprite il lucchetto si apre, legate la bici e la lasciate lì, dopodiché chiunque altro ha l'app può localizzare quella bici, aprirla, prenderla e andare. È un bike sharing basato sulla condivisione di biciclette private, quindi io condivido la mia, tu condividi la tua e così via. Come vi dicevo ieri, si possono avere tre ruoli. Si può essere un provider, cioè si compra il dispositivo e si condivide la propria bici. Si può essere uno user, cioè si fa un abbonamento e si usano le bici degli altri. Oppure
Oppure si può essere un curator, cioè una persona che ha le competenze per manutenere il servizio. Ok, quindi diciamo è una comunità di ciclisti che si basa sulla condivisione di biciclette private. Si basa su un dispositivo che si compra, è un lucchetto intelligente, si attacca alla bici, è a prova di vandalo e questa cosa può venire aperta con un'applicazione, quindi chiunque può prendere quella bicicletta. È geolocalizzato, per cui su un sito si trova dove sono le biciclette e così via. Ci sono tre ruoli, puoi fare il provider, cioè condividi la tua bici. Oppure puoi fare lo user, non condividi la tua bici ma pagando un abbonamento usi le bici degli altri, oppure puoi fare il curatore. Quindi ti accrediti e gestisci e manutieni il servizio. Allora, la cosa che mi interessa sottolineare è che per noi questo servizio è fortemente radicato alle comunità locali. E quindi per questo questa cosa, anche se tratta di biciclette condivise, secondo me è molto pertinente per quello che facciamo qui ad Altamura. Allora, ovviamente questo ci piace l'idea di condividere la costruzione dell'infrastruttura con le persone. Normalmente i servizi come funzionano? La pubblica amministrazione ci dà un'infrastruttura che noi usiamo. In questo sistema l'infrastruttura viene costruita dalla comunità, dalle persone. E questo è un pezzo fondamentale, non solo. Visto che un provider o un curator investono tempo e lavoro e risorse nel servizio, noi li consideriamo come dei soci, per cui alla fine dell'anno noi dividiamo gli utili della società con loro. Per cui se tu condividi la tua bicicletta, quanto più questa bicicletta viene usata, più monetizzi. Allo stesso modo, più biciclette manutieni, più monetizzi. Questa cosa ci sembra interessante perché arriviamo al terzo punto, ci permette di flirtare con entrambe le scale di cui parlava ieri Domenico. Questo progetto è Glocal, perché siccome il dispositivo tu lo puoi comprare dovunque, dovunque compri il dispositivo, inizi il servizio. Per cui se uno lo compra a Smirne in Turchia, inizia il servizio e condivide la sua bici a Smirne in Turchia, inizia il servizio lì. Allo stesso modo è capace di lavorare in maniera molto efficace alla scala locale. Pensate che cosa succede alla rete delle cosa può succedere alla rete delle ciclofficine di una città. Possono cominciare a manutenere tutta una serie di bici e generare un'economia positiva. Possono comprare un po' di dispositivi, mettere in sesto un po' di biciclette e condividerle e quindi fare economia. La cosa interessante è che per il tipo di economia che produce, non ha, problemi di cannibalizzazione. Non è che se arriva un grosso attore e condivide 1.000 biciclette, sballa tutto il sistema. Questa cosa funziona su numeri piccoli. Fa piccole economie che però sono positive per la scala locale. L'ambizione che noi abbiamo è di andare oltre a un modello di impresa tradizionale, ma è quello di creare un'impresa che possa essere rilevata dalla comunità. Quando tu compri il dispositivo, quando tu fai il curator, diventi socio, erodi delle nostre quote. E noi immaginiamo che, non so, al quinto milionesimo utente hanno rilevato la società perché le nostre quote sono scese da, non so, 80% a zero e quindi diventa una specie di super cooperativa. Perché questa cosa ci interessa? Perché risponde a una serie di cose che secondo me sono importanti. La prima è che c'è questa tendenza oggi, dato che il pubblico è un settore sempre più in crisi, c'è questa tendenza a delegare l'erogazione di servizi a delle parti della società, servizi a volte anche primari. Ci sono addirittura dei progetti di sistemi sanitari alternativi gestiti da privati, per esempio in Toscana. In questo caso che cosa stiamo facendo? Noi stiamo fornendo un servizio pubblico di mobilità urbana, però attraverso un sistema gestito e prodotto da privati. Questo è interessante. Di nuovo, le economie per queste cose sono automaticamente prodotte dalla comunità, che alimenta comprando il dispositivo, che alimenta condividendo le bici, che alimenta lavorando, che alimenta pagando gli abbonamenti.
Allo stesso modo ci permette di far diventare, di far crescere dei movimenti che vengono dal basso, e questo è interessante, e di organizzarli. In questo senso è ulteriormente interessante perché crea delle nuove comunità, crea delle nuove tipologie di clienti per un'impresa che prima non c'erano e crea nuove opportunità di lavoro. Ora, però, come dire, qui partono due cose, partono le cose belle legate a questo tipo di approccio, ma partono anche le cose complicate, perché è molto più difficile fare una cosa così che fare una cosa tradizionale. Intanto la cosa interessante è che è più sostenibile perché non è a proposito di scalare, ma è a proposito di replicare. Tutte le imprese hanno l'ossessione di scalare, che vuol dire crescere ad infinitum, guadagnare sempre di più, sempre di più, sempre di più. Questo modello è un modello di progresso del mondo vecchio. Nel mondo nuovo è molto difficile far crescere i guadagni all'infinito. Oggi ha molto più senso fare dei sistemi che siano replicabili, cioè che hanno un'economia stabile, che funziona e che però non tende a crescere, ma tende a replicarsi. Cioè la cosa interessante di Circolo non è che noi faremo 1 miliardo di euro, perché non credo che funzionerà così, però noi genereremo un sistema che attraverso tante comunità in tante città genera delle economie stabili che servono a sostenere il sistema e a creare dei piccoli plusvalori per le persone che lo gestiscono e che ci hanno a che fare. Allora, la cosa interessante è creare un sistema di piccole comunità che sono legate tra di loro, non un unico paniere di persone, ma tanti gruppi con le loro logiche che sono interconnessi. Questa cosa è bella perché dà risorse alle comunità, attiva le comunità locali. Non appartenere a nulla perché si è in un bike sharing globale, si è parte di un sistema in cui, grazie al fatto che io con le persone della mia città metto in piedi una community di ciclisti, posso pedalare in tutto il mondo, perché ci sono altre persone che l'hanno fatto in Olanda, perché l'hanno fatto a Roma, perché l'hanno fatto a Altamura e così via. In questo senso è molto bello perché un sistema generale, generico, lo stesso dispositivo che tu compri, però ti permette di andare a valorizzare le identità locali. In un posto saranno forti le reti delle ciclofficine, in un altro posto invece saranno i privati a riparare le biciclette, in un altro posto saranno gli studenti. È bello perché non è centralizzato, perché poi questi sistemi sono indipendenti tra loro. E questa cosa, come dire, ha dei costi di gestione più efficienti. Però cominciano le cose difficili. Nel senso che, siccome la cosa era in Olanda, faccio riferimento al movimento dei Provos, che ha inventato il primo bike sharing di sempre. I Provost erano un gruppo di artisti anarchici che negli anni 60 facevano i progetti bianchi. I progetti bianchi erano dei progetti collettivi di servizi pubblici e hanno inventato le biciclette bianche. Hanno preso una serie di biciclette, le hanno dipinte di bianco e le hanno sparse in giro per Amsterdam ed erano a disposizione delle persone. Chiunque le poteva usare, senza bisogno di lucchetti intelligenti o cose così. Ci sono le biciclette. Soltanto che però è successo che dopo pochi giorni gli sono state ritornate queste biciclette dalla polizia che diceva: voi non potete mandare in giro, abbandonare delle cose nello spazio pubblico, quindi vi ridiamo le biciclette e vi diamo pure una multa. Allora loro cosa hanno fatto? Hanno dotato queste biciclette di lucchetti con una combinazione e hanno scritto la combinazione sul telaio e così il bike sharing ha funzionato. Però come dire, in quel mondo lì era possibile fare una cosa di questo tipo, oggi è impossibile. I bike sharing sono, anche quelli pubblici, sono basati su dei sistemi ipercontrollati, perché sennò la gente si ruba le bici o le distrugge banalmente. È purtroppo fondamentale legare una singola azione a una responsabilità individuale nel mondo di oggi. Quindi, siccome noi vogliamo fare un bike sharing globale, un bike sharing che funzioni con tutte le caratteristiche che vi ho descritto prima, siccome le ambizioni sono alte, questo implica anche dei significativi costi di lancio. Qui è bellissimo che tutto il sistema si basa su uno che compra il dispositivo, condivide la sua bici, eccetera, però vi garantisco che costruire questo sistema e metterlo in atto è molto costoso, molto molto costoso. Quindi, anche se crei un sistema, cioè ci vogliono sempre le risorse, anche per fare i progetti condivisi, anche per fare i progetti collettivi, in qualche modo le energie per il lancio, che di solito non si prendono in considerazione, sono invece delle energie fondamentali e che tendenzialmente cubano molto dell'impegno che ci vuole a fare un progetto. Ci sono vari modi per finanziare queste cose, poi nell'articolo si può andare da investitori privati, si può andare da investitori pubblici, finanziamenti pubblici, ci possono essere premi, ci possono essere le logiche del crowdfunding e cose di questo tipo. Ci sono molti modi per finanziarlo, fatto sta che bisogna trovare un bel po' di soldi per far iniziare le cose. Poi l'altra cosa delicata
è che il nostro mondo non è ancora pronto ad accettare questo tipo di modelli. Temi di fiscalità, temi di gestione, temi di permessi e di legislazione. Cioè, fare queste cose, noi abbiamo davanti un mondo amministrativo che non è ancora completamente pronto ad accettarle. Airbnb, che citava ieri Domenico, è una cosa bellissima, che tu puoi affittare una stanza in casa tua alla gente e fai dei soldini e trasformi la tua stanza libera in un bed and breakfast. Ho degli amici che si pagano il mutuo. Questa cosa è meravigliosa. Che tasse si pagano con Airbnb? Perché insomma, se ci fai il mutuo è una piccola economia, no? Non è male. Eh no, vanno pagate le tasse, ma non esiste una legge che dice che tipologie di tasse devi pagare. Per cui tutti i miei amici e tutte le persone che conosco che fanno Airbnb, loro si mettono lì di buona lena col commercialista e cercano sensatamente di pagare le tasse, facendo dell'ingegneria fiscale, le tasse che ritengono che sono quelle che si deve pagare per quello. Se poi un giorno il governo italiano decide che finalmente norma questo tipo di cose, magari loro si ritrovano con tutta una serie di soldini in più che devono pagare perché avevano calcolato le tasse in una maniera diversa. Allo stesso modo, a me piacerebbe fare questa società che gli utenti rilevano la società. Però, per esempio, in Italia non si può fare perché la base da cui partire per inventare un modello di questo tipo è una società a capitale variabile. In Italia non si possono fare. E così via. È tutto molto molto complicato. In un sistema così distribuito, chi è responsabile di cosa? Se Saverio si stampa sulla tua bici, che cosa succede? Chi ne è responsabile? Allora, noi dobbiamo, nel momento in cui pensiamo a questi progetti che hanno dei modelli così interessanti, dobbiamo anche, come dire, farci carico di cominciare a progettare tutti questi elementi che fanno parte di questo mondo, perché di certo non verranno da fuori di noi. E questa roba qua è nuovamente molto difficile. Poi la terza cosa è che, e questo si ricollega a quello, alla domanda che Saverio ha fatto ieri a Domenico, sono molto d'accordo con la risposta di Domenico, qual è il nostro compito di progettisti? Che cosa facciamo noi? Allora, quando si fanno progetti con le comunità, nel mondo precedente c'era un cliente, uno veniva e ti diceva: mi fai la casa? Sì, casa, dialogo con questa persona, poi dopo tot, la casa è costruita, lui ci vive, è finita e come dire, io quella casa l'ho abbandonata, no? O come dire, me la sono lasciata alle spalle. Quando si lavora con le comunità, e ritorniamo alle cose che ci dicevamo ieri, tu quando sei il promotore di una comunità, sei l'energia che attiva questa comunità, che l'accompagna a organizzarsi, tu stai creando grandi aspettative in queste persone e le persone stanno riponendo molta fiducia in te. Cosa fai tu? Poi le abbandoni? Quindi in qualche modo cambia completamente il nostro ruolo perché siamo degli agenti esterni o siamo parte di queste comunità? Perché a volte dobbiamo diventare i leader di queste comunità e questa cosa può essere completamente assorbente rispetto a quello che facciamo. E quindi possiamo fare una sola comunità alla volta. La cosa che diceva ieri Domenico, girate per il mondo, fate esperienze e poi scegliete su quale territorio, su quale settore volete andare a impattare, è una cosa fondamentale. In questo senso, rispetto al ruolo del progettista nella società, secondo me, più che un problema economico, è un problema ecologico. Cioè, noi che ruolo abbiamo all'interno di un sistema complesso in cui non c'è più una gerarchia come nel mondo precedente, in cui arrivava un cliente che mi pagava per fare una casa? Come dire, che ruolo giochiamo in questo ecosistema? Che ruolo gioco io, che sono la persona che inventa Circolo, che lo lancia, che fa degli investimenti per lanciare questo sistema e poi questo sistema comincia a viaggiare da solo? Allora, sono queste le domande che noi ci dobbiamo porre. Quindi, ci è sempre stato insegnato nel nostro lavoro che i soldi sono importanti e pensiamo sempre ai soldi. Il tema non è come noi dobbiamo organizzare l'arrivo dei soldi e adattare i nostri progetti a far arrivare i soldi da noi, ma noi dobbiamo creare dei sistemi che hanno un'ecologia e quindi dei gradi di sostenibilità vari. E poi all'interno di queste cose troveremo le economie giuste per far funzionare questo sistema. Quindi il problema è completamente al contrario. Dopodiché, come designer, io credo, come progettisti, abbiamo un ruolo fondamentale, che non è quello di venire, di essere quelli che creano gli oggetti, che creano i servizi, che creano le case. Io credo che noi come designer e progettisti oggi produciamo valore. Poi che questo valore sia veicolato da un edificio, da una casa, dalla strategia per i sottani, eccetera, però noi produciamo valore. Un valore che non è soltanto economico, un valore che è culturale, che è sociale, che è funzionale.
Allora noi dobbiamo cominciare a pensare come questi sistemi ecologici funzionano e poi dopo sarà più facile trovare le economie giuste per sostenerli. Questa era una. Ci sono domande su questo, eccetera? Ok. La seconda invece l'ho fatta qualche settimana dopo, questa volta dal vivo, c'ero davvero, a Fabriano, dove mi ero stato invitato a fare la giuria di di un workshop in cui si lavorava su applicazioni di tecnologie abbastanza sofisticate di produzione della carta. Fabriano, come sapete, è un posto fondamentale per la produzione della carta, ad altri settori. Quindi c'erano dei progettisti che lavoravano con un artigiano bravissimo, che è forse il più raffinato produttore di carta di Fabriano, per cercare di capire applicazioni possibili altre da quelle tradizionali. E quindi mi hanno chiesto perché non vieni a fare una chiacchiera in cui ragioniamo insieme sul rapporto che c'è tra artigiani e designer, che oggi sembrerebbe essere molto importante, come diceva anche ieri Domenico. Allora io ho fatto questa cosa. Quindi intanto io sono un progettista, a volte mi definiscono designer. In inglese a me piace l'accezione inglese di design, che vuol dire progettare cose, progettare tutto. Non sono uno che però fa i prodotti, non sono un designer che fa i prodotti, che fa le cose con le mani, sono di solito uno che fa i processi, ormai immagino che l'avrete capito dopo 2 giorni che passiamo insieme, e poi insegno anche. Non sono uno che ha sempre lavorato con gli artigiani, però mi è capitato di incrociarne di vari tipi. A me piace pensare all'artigiano in maniera abbastanza ampia. Quindi l'obiettivo che c'era qui era cercare di capire come questi due mondi si possono incrociare meglio. Intanto, che cos'è un artigiano? Questa è la definizione che ne dà, per esempio, il dizionario Corriere. Chi esercita un'attività lavorativa a livello familiare o con un numero limitato di operai, piccolo produttore che esercita il mestiere con particolare maestria. E fin qui ci ritroviamo. Poi però, come dire, sembrerebbe che oggi questo settore sia un settore in difficoltà. Poi c'è il pessimismo nel settore, ma poi ci sono anche delle persone che cominciano a declinare in maniera nuova la definizione di artigiano. Per cui Richard Sennett, che è un sociologo inglese, dice che secondo lui gli artigiani di oggi sono i programmatori. Ok, questa la teniamo e la mettiamo da parte. Poi c'è Stefano Micelli, che è un tizio italiano, che dice che il futuro è artigiano. Lui viene dal Veneto, si occupa delle piccole imprese artigianali del Veneto e lui dice che se rivalorizziamo questi sapere, queste competenze, assolutamente il nostro futuro potrà essere sostenuto da queste cose. Quindi ci sono, come dire, tutta una serie di posizioni molto diverse. Poi, ieri Domenico ci accennava di questa cosiddetta terza rivoluzione industriale, quella della produzione distribuita, dei makers, quella di queste macchine che ci permettono di stamparci le cose a casa e che si dice che cambieranno il modo in cui ci rapportiamo con i prodotti e i beni di consumo. Quindi, come dire, il mondo dell'artigianato sembrerebbe essere un mondo molto complesso. Però, qual è il rapporto che c'è tra i progettisti e gli artigiani? Allora, una volta nel mondo precedente, che era quello in cui c'era il cliente che dicevamo prima, che ti chiama, ti chiede di fare una casa. Poi tu facevi questo progetto, poi nel mezzo di questo progetto, per esempio, ti capitava che dovevi fare delle bellissime strutture di legno o di acciaio o di ferro. E allora chiamavi un artigiano e gli dicevi: guarda, io ho fatto questo progetto, lo mettevi appunto con lui, lo facevi e lui te lo dava, veniva pagato per questo, poi tu venivi pagato per la casa. Quindi in questo sistema gerarchico e verticale i ruoli erano abbastanza chiari e i rapporti reciproci pure. Oggi non funziona mica più tanto così, nel senso che questo sistema, come dire, all'interno delle nostre opportunità rappresenta una percentuale minima. Alcuni esempi. Allora, c'è questa cosa che si chiama Segno Italiano, lo fa un ragazzo del mio paese, Saronno. È un'azienda che semplicemente è andata in giro per l'Italia, ha recuperato dei saperi artigianali tradizionali e di comprovata qualità e tradizione. In questo caso, per esempio, vediamo gli impagliatori di Chiavari, e semplicemente ha preso questi saperi e ha fatto delle collezioni realizzando dei prodotti con questi saperi artigianali. Hanno iniziato con una cosa molto mediatica che è stato rifare la sedia superleggera di Gio Ponti. La sedia superleggera di Gio Ponti è una sedia che è molto leggera ed è impagliata dagli artigiani di Chiavari. Hanno
Allora hanno preso questa cosa e stanno avendo un successo pazzesco. Poi sono passati alle ceramiche di Capodimonte, i vetri di Murano e così via. Hanno cominciato a fare tutta una serie di collezioni rieditando oggetti di design tradizionali basati su queste cose. Quindi prendo un sapere artigiano, lo rendo una cosa iperlussuosa, lo vendo all'interno di un mercato che capisce queste cose, perché chi compra la Superleggera di Ponti sa che cosa sta comprando. Lo vuole, se lo può permettere, anche se è caro. Per cui in realtà, come dire, qui vincono, gli piace vincere facile, perché tendenzialmente, è molto importante recuperare questi saperi, è molto importante usare, come dire, il lusso per guidarli, però come si diceva ieri, a proposito dell'unità d'abitazione di Le Corbusier, nasceva come una casa popolare, da quando ci vivevano gli architetti fighetti di Marsiglia è diventato un posto bellissimo. Ecco, allora invece a noi piace pensare anche a come queste cose possano essere portate e rese accessibili a tutti. Ciao. Prego, benvenuti. Allora, qui ci sono due progetti che a me piacciono molto. Uno è Adotta una pecora e l'altro è Linostype. Adotta una pecora è semplice. Qui si comincia a tratteggiare un interessante rapporto tra progettisti e artigiani. Nel senso che, c'era questo signore che era un artigiano, che era un pastore, un allevatore della Sardegna. Ha sempre vissuto facendo questa cosa. In tempi recenti il suo mercato ha cominciato a contrarsi e la sua attività ha cominciato a contrarsi. Fortunatamente, casi della vita, ha un figlio che è andato a studiare design non so dove, che poi è tornato e ha detto: papà, ma perché non facciamo che facciamo un sito che poi la gente si iscrive e pagando una quota può adottare una pecora? Questa quota corrisponde come dire, al bisogno, al costo che ha la gestione di questa pecora, e poi quando produciamo delle cose a questa persona mandiamo i prodotti della sua pecora. Il sistema è simpatico e, come dire, grazie al web porta una cosa che era marginale ad avere un mercato sostanzialmente infinito. E quindi questa cosa è interessante. L'altra cosa è Linostype. Linostype è un progetto che fanno dei miei amici a Verona. Loro vengono dal mondo delle start-up, delle imprese, del lean thinking, quella roba lì, sono manager sostanzialmente, e sono usciti dall'impresa in cui lavoravano, che era la Lago, e hanno deciso di mettere su una società di consulenza per aiutare le piccole imprese del Veneto a trasformarsi e ad affrontare, come dire, le sfide, che questa nuova configurazione del mercato, gli pone davanti. E hanno detto: però, ok, noi offriamo le nostre competenze a queste persone, però se non lo facciamo anche noi non potremo mai capire veramente quali sono questi bisogni. E perché hanno detto: facciamo anche noi un'impresa artigiana e cerchiamo di farla funzionare. Al che incontrano questo signore Lino, che era uno stampatore di Verona, che gli cede l'attività. Hanno delle meravigliose macchine Heidelberg che vedete qui, che sono delle macchine per stampare fantastiche, e hanno messo in piedi questa tipografia che si chiama Linostype, cercando di, come dire, trovare nuovi mercati, nuovi prodotti, nuove applicazioni e cercare di farla funzionare. E sta andando, sono diventati un punto di riferimento, perché oggi la stampa tipografica sta tornando ad essere un prodotto di qualità riconosciuta. Oggi la stampa tipografica piace se tu la vendi alle persone giuste. Allora, la cosa interessante è che non si deve più vendere tanto e a tutti, ma si deve vendere il giusto ai giusti, al tuo mercato. È molto difficile fare questa operazione che si chiama di riconoscere quali sono i tuoi segmenti di mercato, però paga. Vabbè, quindi qui cominciamo a vedere, come dire, che intrecci ci possono essere tra i saperi artigianali e invece le capacità dei progettisti. Questo è un esempio di torbido rapporto. Però la domanda è: che cosa fa un designer? Perché a questo punto, cioè, ci siamo domandati cosa fa un artigiano e ci chiediamo che cosa fa un designer. Questa ve l'ho già detta prima. Secondo me oggi un designer riorganizza sistemi di risorse che esistono o no, che sono espliciti o latenti, portandole a produrre valore. In questo senso, tutti gli esempi della sharing economy che ha citato ieri Domenico, calzano a pennello. Cioè, cosa fa Airbnb? Airbnb dice: boh, cioè, nel mondo c'è un sacco di stanze vuote. Se facciamo un sito, queste cose poi tornano a diventano delle opportunità per creare piccole economie. E BlaBlaCar e tutte quelle robe lì, se ci pensate, sono basate su questo, cioè sull'idea che, esattamente come diceva ieri Domenico, noi non viviamo più un mondo nel quale guadagniamo dei soldi perché siamo professionisti di qualcosa che spendiamo per accedere a tutto il resto, ma tutto quello che noi abbiamo è un sistema di risorse che possiamo mettere a valore. Poi, se ci pensate, queste cose qui,
sono delle cose che ci sono sempre state, sempre come diceva ieri Domenico, cioè l'unità di vicinato, tutte queste robe qua, che dormivo a casa tua, che mi curavi i bambini, che ci scambiavamo il lievito madre, eccetera, 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 si sono sempre fatte. Sono cadute perché? Perché è arrivato il benessere, abbiamo cominciato a consumare di più e perché, come dire, queste unità di vicinato che creavano delle comunità basate sulla prossimità hanno cominciato a smontarsi. Dopodiché la rete che cosa ci ha fatto? E forse un po' la crisi ha aiutato. Semplicemente la rete ci ha dato la possibilità di riallacciare questi legami. Erano dei legami basati sulla reputazione e sulla fiducia. Se non vivo più vicino, come faccio a fidarmi di qualcuno che non conosco? Oggi la rete ci permette di collegarci con delle persone e di valutare la loro reputazione. E quindi improvvisamente tutto questo sistema di cose è ritornato in auge, semplicemente ad una scala globale e non più iperlocale. E noi progettisti sostanzialmente nel mondo d'oggi facciamo questo. E questa definizione, della quale vado molto fiero, è, come vedete, da me medesimo confezionata. Mamma mia, stupore. Allora, perché adotta una pecora interessante? Perché prende un'attività che si potrebbe definire come marginale, ci attacca un progetto, o meglio, una dimensione di servizio che prima mancava, e la salva da morte certa. L'InnoStipe è interessante perché invece compra delle macchine che sono considerate come obsolete e attraverso un progetto di risignificazione trova dei nuovi prodotti, un nuovo posizionamento, una nuova segmentazione, cioè trova un modo diverso di usarle. Questa cosa è interessante. E poi fa Stampomatica, che è, come dire, la ciliegina sulla torta, che genera la commozione generale degli hipster, che è questa roba qua. Si uniscono con dei miei amici del Politecnico di Milano, non sapevo che si conoscessero, che invece sono degli esperti di stampa 3D, taglio laser, tutte queste tecnologie qui, e inventano Stampomatica. Stampomatica che cos'è? È una macchina tipografica, tutta stampata in 3D, che tu compri e che funziona con dei cliché che sono stampati in 3D. Quindi tu ti compri questa cosa, ti arriva a casa, disegni il cliché, della cosa che vuoi stampare, lo stampi in 3D, ce lo metti dentro e lo stampi. Per cui è Gutenberg nell'era del 3D printing. Allora, questa cosa è molto interessante perché di nuovo genera un intreccio pazzesco di cose vecchie, di cose nuove e via dicendo. Sempre per quella cosa che dicevo ieri, che a me questo concetto dei nuovi media non mi piace per niente. O meglio, mi sembra poco interessante, nel senso che poi tutti i media diventano vecchi. Come dicevamo ieri, sicuramente nel 500 c'era un festival dei nuovi media in cui questo signor Gutenberg andava lì ed era la superstar che aveva inventato la stampa. E oggi c'è Twitter e domani chissà cosa c'è. Poi, questo è un caso altrettanto interessante che è la tipografia Oberti Piero, che è un progetto che ha fatto la mia amica Claude, che è una bravissima illustratrice che ha sempre lavorato con le tecniche tradizionali e il digitale e va a vivere all'isola Milano per caso sopra la tipografia Oberti Piero. Piero stava per andare in pensione un po' perché non riusciva più a vendere tanto, si è incontrato con Claude e insieme hanno rilanciato, un po' come ha fatto l'InnoStipe, hanno rilanciato questa tipografia. Perché? Perché grazie a Claude lui ha potuto accedere a un nuovo sistema di prodotti, a un nuovo sistema di clienti. E questo è interessante. In questo caso è molto bello perché Lino mentre Lino non c'è più, Piero invece c'è ancora. Questo è un pezzo fondamentale. Perché noi non vogliamo usare i saperi artigianali, noi vogliamo lavorare con gli artigiani. Esatto, questa cosa qua ve l'ho appena detta. Poi qui parlavo di Circolo e dicevo che per esempio è interessante perché Circolo, come vi ho spiegato prima, ha un impatto molto interessante su le ciclofficine, per esempio, e sugli artigiani che sanno gestire le biciclette localmente. Quindi un sistema tutto super fighetto, tutto super tecnologico, eccetera, che però, per come funziona, fa bene anche a degli altri sistemi. Questa è una logica di ecologia, secondo me, che io non devo fare tutto da me. Ma devo fare delle cose che sono in grado di attivare delle risorse già esistenti e andare in sinergia. Quindi, quello che a me piace pensare è che in qualche modo, mentre il sistema verticale in cui c'era il cliente che veniva da me, che poi disegnavo la cosa, che poi andavo dall'artigiano, che poi la faceva, che poi me la dava, che poi la installavo e poi il cliente era contento, questo sistema qui non tiene più mica tanto. Secondo me c'è un sistema che è molto più orizzontale. Dov'è la verticalità nel caso di tipografia Oberti Piero? Non c'è una collaborazione tra Claude e il signor Piero. Allora, questa cosa è interessante perché un sistema verticale diventa un sistema orizzontale. Una volta, e poi, la collaborazione è una cosa interessante. In economia una volta, cioè meglio, ci sono i distretti. Che cos'è un distretto? Un distretto è un posto fisico in cui ci sono varie imprese
che, non so, partono dalla produzione delle materie prime alla logistica dei prodotti finiti e collaborano perché sono vicine e fanno economia. Però, come dire, sappiamo che i distretti, anche loro vivono un po' di crisi, per ragioni che, vabbè, non stiamo a elencare. Un altro, ingrediente che mi piacerebbe aggiungere a questa cosa è che gli unici contesti che sono in grado di catalizzare innovazione e produzione di valore sono quelli metropolitani. Quindi vuol dire che le città, in qualche modo, per densità, producono energie, positive e producono opportunità. Allora, la cosa che a me interessa fare è che non dobbiamo più avere dei pensare, è che grazie a questi sistemi di collaborazione, che sono più orizzontali, non c'è più bisogno di avere un distretto concentrato in un luogo che è specializzato, ma al contrario, noi nei contesti urbani possiamo creare delle economie piccole, delle economie replicabili, come si diceva prima, che però funzionano. Quindi, come dicevamo prima, e un po' come si diceva anche ieri nel caso di low waste, quando si pensa alle filiere, non bisogna mai pensare solo ai prodotti, bisogna pensare alle filiere e alle filiere all'interno dei quali questi prodotti sono inseriti. Perché se cominciamo a pensare le filiere non come dei sistemi verticali come si faceva prima, ma cominciamo a pensarle come dei sistemi di rete, come diceva ieri Domenico, allora improvvisamente capire che ruoli e che funzioni vengono svolte dai vari nodi di questa rete diventa cruciale per capire come andare a intervenire, perché tutti questi punti sono importanti e tutti questi punti hanno bisogno di progettazione, di competenze e di risorse. Allora, quindi, in questo sistema verticale cambia completamente il sistema di rapporti tra le persone. Secondo me, oggi, ciò su cui dovremmo basare il funzionamento di queste filiere è quello che io definisco mutualismo responsabile, cioè che se la mia attività funziona bene, genero delle opportunità per un'attività contigua che mi può dare dei servizi e viceversa. È un tema di collaborazione, ma che non è una collaborazione basata sul volontariato, è una sorta più che altro di mutualismo. Un mutualismo che è responsabile perché ciascun pezzo della filiera è consapevole del ruolo che gioca e del ruolo che giocano le altre persone attorno a lui. Quindi, in questo senso, secondo me il sistema è che gli artigiani non devono smettere di fare gli artigiani, ma dobbiamo diventare capaci, esattamente come nel sistema dei sottani, di creare delle nuove reti che sanno valorizzare tutte le risorse che abbiamo. È questo il tema. Il problema dei sottani non è, che non ci sono i soldi, che non si sa cosa fare o che sono chiusi da 60 anni e devono sbatti svuotarli. Il problema dei sottani è che non c'è una visione dietro e non c'è una visione che sa creare sistema e che non sa soprattutto vederli come risorse. E poi raccontavo Ceramic Futures e Waste for Action che, come dicevo ieri, sono due progetti in cui abbiamo cercato di non soltanto raccontare, ma di applicare queste cose. Per chi non c'era ieri, la faccio molto breve, lo Waste for Action è un progetto in cui il Comune di Ferrara è venuto e ci ha detto: abbiamo dei soldi da un bando europeo, abbiamo dei soldi per pensare di riusare degli scarti, dei rifiuti, di alcune filiere produttive. Ci aiutate a capire che prodotti possono diventare queste cose? E noi gli abbiamo detto: no, ma fare i prodotti è una cosa un po' da designer fighetti e non produce valore. Io ho una borsa Freitag, la borsa Freitag mi sembra l'archetipo di questa retorica del riciclo. I designer che riciclano a me non sono troppo simpatici, o meglio, mi piacciono le cose che fanno, ma non credo che producano delle economie significative. Invece a me piace pensare il rifiuto come una materia prima seconda. Vuol dire che lo scarto di una filiera può diventare la materia prima da cui parte una nuova filiera. E abbiamo detto quindi a questi signori di Ferrara: ok, perché invece di inventarci dei prodotti noi non inventiamo un sistema per creare delle filiere nuove? Di che cosa è fatta una filiera? Di vari ruoli. Che cosa abbiamo noi? Le materie prime. Allora abbiamo fatto un bando pubblico in cui abbiamo detto: queste sono le schede tecniche di queste materie prime che vi dicono tutto quello che dovete sapere di questi prodotti. Sono tessili sanitari, i camici verdi dei dottori, che pressoché nuovi, dopo 70 lavaggi, siccome non rispettano più i criteri di profilassi, devono essere buttati. Sono tessuti ipertecnici, fichissimi. Inerti da edilizia, le demolizioni, e legni da arredi urbani dismessi. Detto, questi sono gli oggetti, queste sono le loro caratteristiche, queste sono le loro performance, queste sono le quantità in cui ci arrivano annualmente, questi sono i posti in cui li puoi andare a prendere. Non ci mandate delle proposte di cosa fare con queste cose, diteci che cosa sapete fare all'interno di una filiera. E
scriveteci, io voglio partecipare a questa cosa perché, non capisco niente di tessili sanitari e non sono un designer, però posso cucirli e scucirli. Io li posso mobilitare, io li posso progettare, io li posso vendere, io li posso stoccare. Allora, queste persone si sono iscritte a questo processo con delle competenze, non con già dei risultati in mano. Poi abbiamo fatto una serie di workshop in cui ci siamo incontrati, ci siamo seduti attorno a dei tavoli e abbiamo progettato delle nuove filiere per usare queste cose. Abbiamo progettato delle nuove imprese. Alla fine del processo siamo usciti con 10 idee per nuove imprese, 6 delle quali adesso stanno andando. E sono cose che usano in maniera completamente inaspettata e esterna ai settori di origine queste cose. Per esempio, facendo incontrare dei designer con la gente che produceva gli inerti da edilizia, con un'azienda che faceva l'asfalto, abbiamo creato dei pannelli prefabbricati di inerti compressi per edilizia, interni e esterni, autoportanti e isolanti. Abbiamo trasformato i tessili sanitari, ipertecnici, eccetera, in fodere di giacche a vento. Perché sono antivento, perché bla bla bla, eccetera, eccetera, tutta una serie di cose di questo tipo. Allora, questa cosa a me sembra interessante, a me non interessa fare il designer che progetta la cosa figa. Questo secondo me appartiene al mondo vecchio. A me piace fare il designer che è capace di produrre valore. O meglio, mi piace provare a fare questa cosa qui. E questo in questo caso la Waste for Action, secondo me, è un bel esempio di questa cosa. Ceramic Futures invece aveva a che fare con visioni molto futuribili per il distretto ceramico di Sassuolo ed era invece una cosa fatta online, tutta sui social network, con 4 scuole che lavorando sui social network e condividendo i risultati del loro lavoro sviluppavano questi progetti per 2 mesi ed era un contest tra 4 scuole europee. Che è inutile dire, 2 anni di fila è stato vinto dai miei studenti del Politecnico di Milano. Con questo credo di avere finito, come al solito io lascio sempre tutti con i PS e le cose. Secondo me c'è da essere ottimisti. Cioè Altamura non è un posto sfortunato perché non è una metropoli, perché è lontana, perché non è al centro delle vie di comunicazione, eccetera. Anzi, al contrario, c'è un signore che gira per gli Appennini, che si chiama Franco Arminio, che dice che di essere un paesologo, lui dice che i paesi in realtà sono i luoghi per un nuovo rinascimento umano, sì, rurale. Allora, in questo senso, io credo che un posto come Altamura, se comincia a ripensarsi, a valorizzare le proprie risorse in un modo nuovo, o come dire, sull'onda lunga di queste cose che io vi ho raccontato attraverso dei casi, e Domenico invece ieri ha, come dire, perfettamente descritto da un punto di vista teorico. Secondo me Altamura, è un posto che forse è più competitivo di tante altre grandi città. E i sottani possono essere un ottimo modo per partire. Grazie. Sempre il microfono. Allora, riguardo, mi interessa, cioè, tutte le cose che hai raccontato, mi interessa tutto, però mi volevo centrare su una cosa, che quando tu raccontavi del vostro progetto di circolo, l'ambizione di creare una struttura economica che viene posseduta dalla propria comunità, penso che sia una delle ambizioni e delle innovazioni più trasformatrici dal punto di vista economico dei prossimi anni. E come tu dicevi, non è così facile da fare, però mi sembra essenziale perché in tutto il discorso della sharing economy, dell'economia collaborativa, il punto che attualmente non mi esce in italiano, faglia. Il punto debole, Il punto diciamo. debole è il fatto che purtroppo spesso ci sono comunque delle grosse aziende dietro che riescono ad accumulare grosse risorse che sarebbe forse più etico ritornare a ridistribuire tra tutti gli utenti. Cioè non è ancora chiaro l'equilibrio che c'è tra il prosumer e il coordinatore di questo prosumer.
Lungi da me da essere una critica, diciamo, storta, è semplicemente un campanello che dobbiamo tenere in conto nel futuro per lo sviluppo di questo tipo di economie. E una delle possibilità per risolvere questa mancanza di equilibrio, da scoprire quale dovrebbe essere, è proprio quella che tu dici di riuscire a fare in modo che proprio l'infrastruttura viene posseduta dai propri utenti. O comunque dalla comunità, che secondo me è un termine, come tu stesso hai detto, molto molto più importante. Quindi, però tu mettevi in evidenza che per mettere in moto questi processi c'è bisogno di una forte energia iniziale. A volte sì. Ecco, cioè volevo chiederti se puoi diciamo, approfondire questo tema e in che modo pensi. Anche se tu ci hai detto che magari attualmente in Italia non è ancora possibile legalmente, eccetera, in che modo si può passare da una catalizzazione, un primo momento in cui per esempio tu accetti anche grossi investimenti da tutti i tipi di modelli che ci sono adesso di investimento, start-up, eccetera, eccetera, come pensi sia possibile passare da un grosso investimento di questo tipo a un modello in cui. Cioè, se c'è il grosso investitore iniziale, come pensi che questo grosso investitore iniziale sia disposto poi a cedere il passo ad una comunità che poi diventa proprietaria di tutta la piattaforma, comunque del progetto? Allora, è giustamente è una cosa. No, volevo aprire un secondo quell'articolo che avevo scritto, ma. Allora, secondo me, quella cosa lì in particolare, poi all'interno di quella presentazione lì, visto che per me era molto importante sollevare questa questione di ma è veramente una questione di soldi, era anche posta provocatoriamente. Secondo me, in questo momento, la sharing economy, io ci credo molto. E mi piace dare il mio contributo a questa cosa. Però sono anche assolutamente convinto che oggi nel mondo la gente prenda le cose da un lato con troppo entusiasmo e dall'altro troppo alla leggera e con troppa superficialità. Cioè, per cui poi dopo si dice che ci sarà un mondo nel quale siamo tutti uguali, siamo tutti orizzontali, è tutto banca del tempo, è tutto gratis, è tutto ok, però sfortunatamente prima di arrivare a questo sistema dovremo fare molta fatica e dovremo, come dire, attraversare tutte le inerzie che il sistema esistente che abitiamo ci pone. Per cui, volenti o nolenti, secondo me un tema di cui dobbiamo essere consapevoli è che oggi per fare sta sharing economy abbiamo necessariamente bisogno però di passare attraverso modelli economici tradizionali. Cioè, non se ne esce, è veramente molto difficile far partire queste cose da zero e mantenerle tutte all'interno di un sistema di sharing economy. Faccio un esempio stupido. Adesso ci sono tutte queste cose delle valute alternative, no? Ti pago in tempo, ci sono le valute, quelle web, come per esempio il Bitcoin, però come dire, noi viviamo ancora in un mondo nel quale sfortunatamente a un certo punto il nostro tempo, i nostri Bitcoin, come i soldi del Monopoli, devono essere convertiti in soldi veri. E secondo me è qui che c'è questa contraddizione, perché come dire, questi sistemi sono perfetti, però sono perfetti oggi ancora purtroppo quando sono chiusi in se stessi. Quando si relazionano con il mondo esterno, inizia questo problema, cioè che poi i soldi del Monopoli devono diventare dei soldi veri, degli euro. E in questo senso per me è molto importante essere consapevoli che a volte se sei ricco al Monopoli non vuol dire che sei ricco in euro. Quindi intanto c'è questa enorme contraddizione che secondo me dobbiamo affrontare, perché la gente non la guarda perché è troppo ottimista o perché non la vuole vedere, però come dire, se vogliamo trasformare il nostro ottimismo in una realtà concreta abbiamo bisogno di passare attraverso questa cosa. Come si può fare? Secondo me, intanto cominciando oggi secondo me la sharing economy è ancora troppo legata come dire, alla net economy. Cioè, in qualche modo, se io faccio Airbnb, poi quello che punto a fare è fare milioni di dollari perché collego tutte le case sfitte del mondo e faccio una mega azienda che fa un sacco di soldi. I numeri della web economy erano questi, erano fare tantissimi soldi in pochissimo tempo, perché il web ci permetteva questa scalabilità assoluta. Secondo me questo qui è un equivoco. Cioè, secondo me poi il potere della sharing economy è quello di andare a lavorare sulle piccole comunità, piccole e medie comunità che si mettono in rete. Allora in questo senso c'è bisogno di meno costi di lancio. Allora in questo senso secondo me, vuol dire, noi dobbiamo tornare ad la sharing economy vera, è una sharing economy nella quale avremo
il car sharing di condominio. Perché allora lì seriamente ci possiamo permettere di lavorare in dei sistemi economici nei quali davvero forse è tutto a investimento nostro quello che facciamo. Perché un'auto in un condominio ce la possiamo permettere. Io per fare quel cacchio di lucchetto maledetto ci abbiamo messo, non so, anche 250.000 euro. Per cui non credo che sia questa la via. Credo che si debbano proprio pensare a altri modelli organizzativi che presuppongono altri modelli economici. Quindi, secondo me, la risposta è questa, che però viviamo ancora in un momento di transizione per cui non riusciamo a vedere chiaramente quale sarà il passaggio definitivo. Non so se ti ho risposto, cioè, almeno io la vedo così, ecco, poi. Se non lo sai tu, scusa. Può essere che uno o degli errori o dei problemi è che probabilmente tutto quello che viene, cioè i progetti che partono in questa fase, che come dice, di transizione, quindi come dire, non si capisce bene in che posizione è, in che scala è, sono progetti che partono ad una scala grande. Cioè se noi intravediamo che il futuro della sharing economy è sulla piccola scala, significa che molti dei progetti che oggi partono, che hanno delle ambizioni su grossa scala, come dire, faranno notoriamente fatica, comunque ci fanno vedere una strada un po' più difficile da inquadrare, comunque, no? Cioè, danno un messaggio fuorviante in questo senso. Secondo me non è sbagliato che esistano, No, e va non che è benissimo e sono sbagliato, dico felice che. e sono contento che proliferino, però secondo me generano questo equivoco, Esatto, generano l'equivoco. e come dire, distolgono dal fatto che poi la questione cioè, è che ci saranno 10.000 cose tipo sottane in rete ad alimentare questo sistema e noi come dire, con disinvoltura accederemo a questi servizi che come dire, sono veramente nebulizzati. Dopodiché, qual è il ruolo di un'istituzione in questa cosa? Per esempio di gestire questi sistemi. Cioè, come dire, il pubblico ha sempre più difficoltà a metterci soldi, a metterci le idee, a metterci l'organizzazione e via dicendo. A me piace sognare un sistema nel quale al pubblico non si chiede di fare le cose che non è capace di fare. Poi il pubblico quando progetta, progetta quasi sempre disastrosamente, in maniera molto onerosa, in maniera molto lenta, in maniera molto complessa. Facciamo progettare chi sa progettare e facciamo continuare a far fare al pubblico la cosa fondamentale, che è essere garanti di un sistema nel quale il rispetto tra pari è garantito. Allora io mi immagino un sistema per cui c'è il bike, ci sono i car sharing di condominio, per cui io salto con disinvoltura da un'auto all'altra che sono pagate da 10 condomini, grazie ad una tessera che è stata probabilmente gestita e coordinata da una regione. È questo il modello che io mi immagino che possa accadere. Anche un'altra domanda, che è un po' più Cioè, non vorrei fare pratica. troppe supercazzole, però. No, dico, per esempio, considerando che hai anche mostrato i ruoli, che ovviamente fanno parte di questa filiera, tornando per esempio al caso del progettista barra architetto che è alla ricerca di sé, nel sistema attuale sappiamo per esempio quanto tu possa percepire per un lavoro che fai, no? Ci sono delle parcelle regolate, ad esempio. In questi casi qua in cui in qualche modo sei il curatore anche di un processo, per esempio, quindi non ti occupi di sviluppare solo un prodotto, esattamente come se è possibile da parte tua anche indicare o quantizzare per esempio guadagni, cioè esattamente come fai a capire, cioè, per esempio in circolo. Cioè, come ti ci campi, cioè, Beh, in circolo, detta brutalmente, però intanto in dice, cioè, i circolo guadagni dove sono fai esattamente per le l'imprenditore, per persone? cui cioè, prima di secoli di certo non guadagni in circolo, In se è una circolo. startup. Dopodiché, come progettista, come dire, arriva una persona e ti dice: sarebbe bello fare questo processo. Ok, questo processo richiede tutto. Io ti posso aiutare a metterlo in piedi. Questo processo quindi richiede, non so, di fare queste cose, eccetera. E costa tot. All'interno di questo costo c'è anche il tuo. Dopodiché, lo misuri come? Boh, sta a te stabilire qual è la sostenibilità delle cose che fai. Conosco persone, cioè l'idea che le corporazioni stabilivano che gli architetti dovevano guadagnare mediamente tot per una certa cosa, eccetera, da un lato aiutava a tenere in equilibrio un sistema, ma secondo me oggi non è più molto adatto a un sistema nel quale le variabili e l'instabilità generale, sono assolutamente incontrollabili. Allora, in questo senso preferisco pensare a un sistema
nel quale l'economia torna a essere economia ed è meno finanza. Per cui, che ti ci vuole a vivere bene? Ho degli amici che, come dire, la loro vita è il loro lavoro, e loro tutto quello che guadagnano lo reimmettono in quello che fanno. E non hanno una casa di proprietà, non hanno una macchina grossa, non sono particolarmente interessati ad avere dei vestiti lussuosi e via dicendo. E quindi in qualche modo loro si possono permettere di far pagare molto meno il proprio lavoro, perché per loro la passione è fare quella roba lì. Ci sono altre persone che vogliono la Jaguar, mi sembra assolutamente, prego, prego, mi sembra assolutamente sensato, e come dire, che queste persone lavorino poi per avercela. Perché secondo me poi il valore di quello che tu fai, ciao, il valore di quello che tu fai è, come dire, legato a quello che vuoi essere. Non lo so, un esempio di cui parlavamo ieri, Lady Gaga, che secondo me è una grandissima progettista. Lei dice, sono diventata ricca facendo il mio lavoro e avevo tanti soldi. Normalmente quelli come me si comprano la casa grossa e la macchina potente. A me della macchina potente non me ne frega niente, quindi quello che guadagno lo metto in questa cosa che si chiama House of Gaga, che è una specie di think tank dove tutti i suoi amici, che sono bravissimi nel fare quello che fanno, la aiutano a progettare il suo personaggio. Quindi lei ha dei geni bravissimi e profonde un sacco di risorse per essere Lady Gaga, perché lei vive per la performance e lei è quello. Quindi in questo senso, come dire, immagino che per lei sia assolutamente sensato spendere così tante risorse per fare questa cosa, mentre per qualcun altro invece la villa con la piscina è altrettanto importante. È un mondo molto più difficile perché bisogna essere tutti responsabili e consapevoli. Nel mondo di prima era molto più facile perché si delegavano le responsabilità e la consapevolezza a dei soggetti intermedi, tipo l'ordine degli architetti. Fiscalità, no? Cioè il fatto che ci sono dei processi nuovi che non rientrano, che non hanno ancora la loro casella. Quindi per esempio nel caso uno si propone, che so, produco una lampada e mi metto in società con la filiera dei produttori, devo fatturare come architetto oppure come, diciamo, come, insomma, come produttore? Il problema si può risolvere, nel senso che tu non puoi vendere come architetto una cosa, diciamo, che sei impresa, fai impresa, tutto qui. Quindi non, sì, è possibile, esatto. non devi fare la parcella, non esiste. E come giustamente diceva ieri Domenico, cambiano fortemente i ruoli. Sì. Cioè l'idea della professione... questo è possibile, questo fai per poterlo... L'idea realizzare. Della professione codificata, come la conoscevamo prima, si sta restringendo sempre, contraendo sempre di più. Sono sempre meno le professioni precisamente riconosciute, perimetrate, che continuano a fare quella roba lì. Io francamente ho studiato architettura, sono architetto, sono iscritto all'ordine. Se l'architettura è fare le case, no, io non la faccio. Domenico, tu? Non sono iscritto all'ordine. Vedi, manco iscritto all'ordine, per cui, per esempio. Quindi è positivo. No, sì, assolutamente, cioè, nel senso, è giusto, come giustamente tu dici, bisogna trovarsi il vestito giusto rispetto a quello che si fa. Come dicevo prima, una volta ci venivano date da sopra le scatole, mentre invece noi adesso dobbiamo metterci l'etichetta di volta in volta e multi appartenere, come diceva Domenico ieri. Secondo me è eccitante pensare a un futuro così, è più faticoso perché appunto... è molto più difficile delegare le responsabilità, cioè poi tutti dobbiamo essere lì e fare il nostro. Una cosa interessante, diciamo, è il riferimento che hai fatto tra l'idea di vicinato e la possibilità poi di creare rete. Prima avveniva in maniera immediata, spontanea, adesso invece passa attraverso la rete, quindi non è immediato per tutti poter fare questo. Poi ho pensato un'altra cosa, per esempio se si pianifica o si progetta a una scala maggiore, bisogna fare attenzione appunto alla scala, cioè è giusto che certe esperienze non siano replicabili all'infinito perché non sono più sostenibili, no? E quindi è bene, diciamo, darsi un limite, che è quello bioregionale, quindi non cercare per forza di vendere la propria lampada a Hong Kong.
perché questo sicuramente comporterebbe dei costi che insomma, vanno al di- e non diventa più sostenibile, insomma, ecco. Quindi rientrare alla scala giusta, produrre la scala giusta e lanciare le cose entro un raggio giusto, non quello, mi faccio fare la lana in Sicilia, il filo di, che ne so, di seta e poi il legno di pero dal Trentino e faccio una lampada figa. Cioè effettivamente quello lì, è, diciamo, sono buoni a farlo in tanti e la cosa difficile invece è riuscire a, a economizzare risorse, insomma, e trovarle vicino, tutto qui. Poi ti consiglio di guardare la registrazione streaming di ieri di Domenico, che ha detto tutta una serie di cose molto intelligenti legate a quello che tu dici, e quindi forse vuoi... No, no, io se... ci stanno altre domande? Io ce n'ho un'altra, non vorrei... No, perché secondo me in tutte le equazioni che hai fatto, siccome poi all'inizio ti sei anche presentato come, come professore, comunque esperienza di docenza, come modello di apprendimento innovativo che state sperimentando, però allo stesso tempo hai anche fatto il professore all'università, quindi diciamo una riflessione, visto che ci hai fatto una visione un po' del, di come sta cambiando il mondo del, del design, il mondo della professione, il mondo, la società, eccetera, eccetera, se puoi aggiungere anche l'aspetto... Chi siamo? Dove andiamo? Cosa, ti stai vendicando per le domande che ti hanno fatto ieri? No, tu in questi giorni ci hai detto, cioè ci hai lanciato le tue perle, ce l'hai lanciato, quindi se ti va poi di condividerle anche qui con noi. Allora, secondo me, intanto, quando uno dice professore, ho dei brividi che mi corrono lungo la schiena. No, no, però, no, no, è per... no, allora sì, in effetti a me capita di insegnare alle persone a progettare, che non è fare delle lezioni frontali in cui ti siedi e racconti la storia del design o della rava o della fava, ma ti crei dei processi in cui dialogando con delle persone aiuti queste persone a sviluppare la loro capacità di progettare, cioè di risolvere problemi, di comprendere la realtà e di mettere insieme le cose. Allora, a me piace dire che insegnare oggi ha a che fare con aiutare le persone a fare delle esperienze in cui imparano da soli. Io credo che oggi insegnare abbia a che fare con predisporre degli ambienti di apprendimento, che sono degli ambienti relazionali, nei quali poi le persone sono stimolate a fare il meglio. Allora, in questo senso, abbiamo parlato anche in questi giorni molto della crisi delle istituzioni di formazione superiore, dell'università. Cioè, oggi credo che esattamente quello che non succede è che la formazione pubblica privata è assolutamente indifferente in questo senso, universitaria, non forma delle persone che sono compatibili con il mondo di cui stavamo parlando. Cioè oggi tu vai al Politecnico di Milano e ti dicono vieni da noi che poi dopo fai l'architetto che fa le case, i musei, i grattacieli a Dubai e così via. Però come dire, questa cosa succede in una percentuale straordinariamente bassa dei casi. Allora io credo che insegnare oggi abbia a che fare con appunto creare questi ambienti relazionali che aiutano le persone a formare il proprio modo di gestire i progetti e di trovare il proprio ruolo nella società. Quindi tendenzialmente, e come si fa? Si fa in due modi. Primo esercitando il pensiero libero, cioè bisogna uscire dagli schemi tradizionali. Io non sono l'architetto perché faccio le case, io sono l'architetto perché creo gli spazi. Ma allora uno spazio lo sto creando anche nel momento in cui sto seduto qui e parlo con tono professorale davanti a voi che state lì e mi guardate. Noi stiamo creando questo spazio perché lo stiamo orientando. E non c'è stato bisogno di costruire le cose. Allora intanto mi piace provare a insegnare alle persone che sono in una scuola di architettura che lo spazio è questo, lo spazio è il vuoto. Come organizzo questa cosa? In moltissimi modi. Io questo spazio lo posso influenzare agendo, lo posso influenzare arredandolo, lo posso influenzare costruendolo, lo posso influenzare twittando. È assolutamente indifferente. Allora in questo senso da un lato è insegnare alle persone a pensare in maniera libera. Dall'altro lato, pensare in maniera libera è molto complicato, perché essere l'architetto che fa le case è una cosa rassicurante, perché tu fai 180 crediti alla laurea triennale, 120 alla laurea specialistica, e hai imparato che poi la casa si fa così, c'è un tetto, la disegni in un certo modo, costa più o meno così, come dire, il processo che tu metti in atto, il metodo che ti insegnano, è abbastanza codificato, è rassicurante, e tu sostanzialmente
con minime deviazioni lo puoi applicare ripetutamente. Il mondo che ha descritto perfettamente ieri domenica è un mondo nel quale è fondamentale essere capaci di autocostruirsi gli strumenti, perché ogni nuova sfida che affrontiamo richiede degli strumenti diversi. Allora, il metodo, poi, con chi abbiamo parlato e lavorato in questi giorni ha notato che io sono una persona abbastanza fissata col metodo, con l'organizzazione e via dicendo. Il metodo è fondamentale, ma dobbiamo imparare a gestire il metodo in maniera disinvolta. Noi dobbiamo creare una grande cassetta degli attrezzi in cui mettiamo tutte le cose che ci possono essere utili e poi dobbiamo essere capaci di tirarle fuori nel momento giusto. Allora, per quanto mi riguarda, questo è quello che bisogna insegnare alle persone. Essere un progettista non è una persona che fa le case, è una persona che sa guardare la realtà con quello sguardo che soltanto i progettisti hanno, che è quello che la comprende ed è capace di immaginarla non per quello che è, ma per quello che potrebbe essere. E quindi in questo senso questo sguardo che trasforma è il pezzo fondamentale. E poi la rete, collaborare, lavorare con le persone. È tutto relazionale quello che facciamo. E quindi in questo senso credo che siano questi un po' degli elementi. E imparare a fare come Lady Gaga. Cioè, secondo me il grande equivoco è che al Politecnico o in tante scuole di architettura ti dicono che poi Rem Koolhaas è meglio di Frank O'Gary o invece è meglio la Kazuyo Sejima e via dicendo. Secondo me, se la gente si cominciasse a dire dovreste fare come Google X, che è questo laboratorio di innovazione di Google, o come Lady Gaga, le cose andrebbero meglio. Cioè, non so se ho risposto. Sì. Basta, fatto. Qualcuno voleva dire qualcosa, no? Meraviglioso. Grazie mille.